Buongiorno a tutti, sono Stefano Calandra e sono il ricercatore che si occupa di relazioni fra pianeti e terremoti. Ho creato la società SRL EcoForecast che crea modelli di previsione sismica. In questo breve intervento che voglio fare, salterò molte slide, ma l'essenziale e che voglio dimostrare che esiste una forza verticale e gravitazionale che agisce sull'innesco sismico. Esiste una, diciamo, tradizione, no, una tradizione no, esiste una letteratura recente che parla degli influssi esterni, quindi astronomici, sui terremoti di tipo mareale, crostale. Cioè il sistema lunisolare, secondo la letteratura italiana, anche straniera, ma parliamo di quella italiana più vicina a noi, spiega come al raggiungimento della soglia di energia orizzontale nel corso di decine o centinaia di anni, si possa creare un accumulo di energia che può poi in un certo momento sfociare in uno stress litostatico delle rocce e attivare il sisma. Questo accumulo che vedete qui nel primo periodo che descrivo qui è un accumulo di anni che vi è stato anche calcolato dagli autori Doglioni, Vespe e Zaccagnino in una pubblicazione del 2020, quindi molto recente. Doglioni, ricordo, è anche il presidente di NGV. È stato calcolato come una forza che ha un valore di 0,48 kPa per ogni passaggio, no? Quindi parliamo di circa 0,48 newton per metro quadro, e che si accumula in 365 giorni, due volte al giorno, 300, per 300 anni, risulta un valore di circa 10 MPa, che è nell'ordine di una caduta di stress di un forte terremoto. Quindi c'è un calcolo alla base che può dire che la forza mareale crea questo accumulo di stress nella faglia. Il terremoto avviene, queste sono parole di Doglioni, quando la soglia critica è raggiunta e lì la componente verticale della marea può contribuire all'innesco, che può avvenire anche in tempi non coincidenti. In modo opposto in funzione dell'ambiente tettonico, perché abbiamo le faglie inverse, le faglie normali, questo per chi si intende di geologia, e quindi agisce in maniera opposta a seconda che la faglia vada giù oppure vada su. Ok, come scivolamento. Andando sullo schema qui, noi ci occuperemo della parte verticale. Questa qui è l'onda di marea, d'accordo, che va da ovest verso est, la terra gira verso est. A destra avete il sole qui, adesso non ho portato il laser, me lo sono dimenticato, ma non importa. Il sole ha una forza gravitazionale che insieme alla Luna agisce sulla Terra, che si gonfia dal punto di vista mareale, quindi si crea come una bulge, come una bolla, come una biglia gonfiata, proprio in direzione del Sole e della Luna e dalla parte opposta, cioè agli antipodi. Quindi queste acque, questa crosta, si deformano. A quanto ammonta la deformazione? La deformazione orizzontale è dell'ordine di 10-20 cm al giorno, quindi abbiamo una espansione orizzontale della crosta terrestre. Vedete, solid earth tide di questa misura è una espansione verticale di 30-40 cm, cioè noi in questo momento ci alzeremo in 30-40 cm durante il giorno in un ordine di circa 5-6 mila km di estensione orizzontale, ci alziamo e ci abbassiamo, non ce ne accorgiamo, ma succede così. Siccome la Terra gira verso est, quindi ha questo movimento da ovest verso est, cosa succede? Che la Terra gira, l'acqua viene trattenuta e la crosta vengono trattenute dall'azione lunisolare e si crea un ritardo, vedete c'è scritto qua sotto, non zero horizontal tidal residual di qualche micrometro. Cioè ogni volta che c'è una marea crostale, ogni volta che c'è questo passaggio e ogni volta che la crosta si alza, rimane indietro, perché la litosfera scivola sul mantello. La Terra gira come se voi metteste delle goccioline su un pallone. Il pallone gira, ma la gocciolina tende a non girare come il pallone, tende a rimanere indietro e a cadere nel prato. Allo stesso modo, la litosfera, cioè la crosta dove noi poggiamo i piedi, rimane un po' indietro rispetto al mantello, si scivola tramite una fascia che si chiama astenosfera, che è molto fluida, molto viscosa. Questa è la teoria solida, diciamo, solida dal punto di vista
della bibliografia che, su cui si poggia. Noi però ci concentriamo su questa parte verticale, cioè come Zaccagnino, Vespa e Doglioni hanno calcolato di quanto si muove e di quanti kilopascal sono necessari per muovere una faglia. Adesso noi andiamo a calcolare quanti sono i newton necessari a muovere la faglia, quindi il movimento verticale. Questa era una premessa essenziale per spiegarvi adesso il ruolo delle masse della Luna e vi farò una piccola nota di metodo per capire appunto come questo calcolo viene fatto e poi i risultati. La nota di metodo è questa, cioè questa è una barchetta che viene trainata, vedete il grafico giù a destra, viene trainata da due forze Newton, mettiamo che la barchetta sia l'osservatore posto sulla Terra, cioè la faglia, l'osservatore ai piedi sulla faglia, tra un po' gli avverrà il terremoto sotto il suo sedere. Osservatore e della barca. A e B sono due pianeti che svolgono entrambi un'azione gravitazionale. Se i Newton, come in questo disegnetto del liceo scientifico fatto dall'illustre parente del nostro professor Carpintieri, cioè Amaldi, questo 577 Newton di forza data dal pianeta A e 577 Newton fatta dal pianeta B, vedete che hanno entrambi una forza uguale, ma perché questa è una forza schematica. Qual è la forza risultante? Non è 577 per 2, ma è la bisettrice. 1000 newton sono dati dal prodotto fra ciascuna forza newton e il semiangolo, quindi il coseno dell'angolo alfa mezzi. Quindi ogni volta che io misuro un'azione gravitazionale di due pianeti nei confronti dell'osservatore, devo sempre calcolare anche l'angolo, i newton per il coseno dell'angolo. Questa è una nota di metodo. Dal punto di vista del punto stellare, quindi come faccio a determinare la posizione del pianeta, ci sono diversi metodi in astronomia, utilizzo il sistema dell'altitudine dell'azimut, partendo dal meridiano nord celeste e poggiando l'azimut sul parallelo dell'orizzonte celeste. Questo per chi fa astronomia sono cose normali. Io solo le cito, non posso approfondirle per motivi di tempo, ma insomma usiamo l'altitudine dell'azimut per determinare ciascuna posizione degli astri. La forza risultante Newton quindi è data, FR, forza risultante, è data dalla somma dei quadrati della ascissa delle ordinate di ciascun vettore. Quindi passando al vettoriale, mettendo questi dati della posizione celeste dei due pianeti su un asse cartesiano, per ottenere la somma totale delle forze si fa la radice quadrata. E la somma dei quadrati delle ascisse delle ordinate di ciascun vettore sotto radice quadrata, questa formuletta qui in basso. Quindi per trovare C come cateto, come ordinata e B come ascissa, basta che faccio il reciproco di questa equivalenza, quindi troverò B uguale ad A coseno di gamma e C uguale ad A coseno di beta. Oppure B uguale a C coseno di gamma scusate, C uguale ad A seno di gamma. Ecco, C uguale ad A seno di gamma, perché noi abbiamo l'angolo gamma noto, perché naturalmente viene fuori dalla costruzione che ho fatto. Questa è una nota di metodo, non mi voglio annoiare. Adesso andiamo a vedere quello che volevo dimostrarvi, cioè perché il terremoto viene innescato, cos'è che lo fa innescare? La quantità di newton? Molti newton più del momento precedente, meno newton più del momento precedente dell'innesco? La risposta non è esattamente questa. La risposta è la stabilità dei valori Newton intorno al sisma, cioè non la quantità più alta o più bassa, ma la sua stabilità, il suo scarto quadratico, il suo sigma intorno al sisma. Può esserci un momento di forte tensione. Io tiro molto l'elastico, per esempio, immaginate un cerotto sui peli del braccio, perché è peloso come me. Se tiri forte non senti niente, ma se tiri piano con stabilità ti fa male. Okay? Questa stabilità crea la rottura della crosta. Se tiro in maniera molto vorticosa oppure se tiro in maniera discontinua, magari mi fa meno male, ma tirare con stabilità e lentamente fa male. In questo grafico sotto, da sinistra a destra, questo è un mese di rilevazione Newton. La scala di grandezza, qui c'è scritto sull'asse, ve lo dico io, non si legge, 3,5-3,4 meganewton. Naturalmente non sono i meganewton reali perché li abbiamo ridotti di una scala di 10 alla meno 28. Per poterli confrontare, su questo grafico a destra ho messo nell'ordinata i Richter del sisma. Questo è il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009.
Adesso noi, vedete che qui i Newton, che hanno queste oscillazioni giornaliere, della Terra gira, quindi l'osservatore si trova in un punto Newton e tra 12 ore è nello stesso punto Newton come quantità di Newton perché ha gli antipodi, tra 24 ore si ritrova nello stesso punto di 24 ore prima, ma magari nel frattempo i pianeti si spostano, la Luna si sposta, la Terra ha fatto un giro di 24, di 360 gradi, quindi i valori scendono. In questo caso, in questo mese di aprile 2009, dall'estrema sinistra all'estrema destra del grafico, la linea nera scende. Vuol dire che ci sono meno Newton, ma non è qui il valore Newton, diciamo, alto o basso, mi trarrebbe in inganno, non mi rivela il momento dell'innesco. Cos'è che mi rivela il momento dell'innesco? Mi rivela il momento dell'innesco un'altra figura chiamata appunto lo scarto quadratico. Lo scarto quadratico medio lo misuro in due modi. Ho due parametri per farlo. In base alla nostra ricerca, in base ai risultati sperimentali, magari ce ne saranno altri di migliori, se non dico di no. Comincio da quello di destra, il parametro A, io in 24 ore misuro lo scarto quadratico dei valori di Newton. Basta, di tutti i pianeti, forse non l'ho detto, sette pianeti del Sistema Solare, Luna e Sole nei confronti dell'osservatore posto sulla Terra. Quindi faccio la somma di tutte le forze risultanti, di tutti i pianeti nei confronti della Terra, minuto per minuto. In questo caso la rilevazione è oraria, quindi ora per ora i valori di Newton sviluppati. Il punto A ti dice, vedete nel secondo disegno, il punto A ti dice i valori Newton, allora in questo caso le 14,32, il punto B le 14,32 del giorno dopo. Quindi 14,32, dopo 6 ore mi trovo qua, dopo 12 ore mi ritrovo il punto precedente perché i Newton sviluppati dalle posizioni dei pianeti sono identiche, perché io sono agli antipodi della posizione precedente su un piano di 180 gradi. In 24 ore ho quindi un sigma di un certo valore. Qui invece con l'altro parametro misuro i Newton in due blocchi, il sigma delle 24 ore e il sigma delle 24 ore successive contigue. Misuro i due sigma come variano i Newton nel primo blocco, nel secondo blocco e faccio il sigma dei due blocchi, dei due sigma dei due blocchi, quindi il sigma dei due sigma. In pratica, questo sigma qua misura lo scarto quadratico medio dei valori Newton in 48 ore, ma presi da due blocchi di 24 ore. Perché faccio questo? Perché voglio trovare una legge, qualcosa che mi dica il motivo per cui solo in quel momento, no? Qui avevamo, dove c'è il quadratino rosa, il sisma, e non prima e non dopo. Dai 200 esperimenti condotti, l'ipotesi è quindi che il sigma dei due valori, forza risultante Newton, sia A che B, sia molto alto, ovvero molto basso. Se è molto basso, la forza è stabile. Se è molto alto, lo scarto quadratico vuol dire che la forza è molto instabile. L'ipotesi è stata verificata con successo. In pratica noi potevamo stabilire, abbiamo 31 valori per A, perché faccio 31 rilevazioni da un giorno, ogni giorno faccio una rilevazione, confrontando 24 ore prima e 24 ore dopo, in un mese, quindi faccio 31 confronti, uno per giorno. Per il B ho invece un rilevamento orario, che è molto più preciso, quindi 720 rilevazioni al mese, una per ogni ora, 24 ore per 30 giorni uguale a 720. Probabilisticamente, concentratevi solo sui valori in giallo, su 90% dei 200 esperimenti fatti, 200 esperimenti intendo 200 terremoti esaminati dal 1600 al 2021 dalla fonte INGV superiore ai 4,3 Richter, quindi valori abbastanza elevati, il 90% dei 200 esperimenti mi fanno ricadere il valore del parametro A, che aveva, come vi dicevo, 31 numeri possibili, i primi 8 valori. Cioè, ho sempre trovato i primi 8. Qual è la probabilità che ciò potesse accadere? Per un esperimento è lì 52%, ma per 200 esperimenti è 1,587 in ordine di grandezza alla 10 alla meno 57. Cioè, è una probabilità molto piccola che io in tutti i 200 esperimenti potessi avere un numero indice da 1 a 8. Io ho ordinato tutti i valori trovati dei Newton e gli ho chiesto, dammi l'ordine dei 31 valori. L'1 è il valore più basso. Oppure il valore più alto, fino a un massimo di 16 di quei 31.
Il valore Newton più basso mi dice che le forze sono molto stabili, i valori Newton più alti mi dicono che le forze sono molto instabili. Quindi se l'indice è 1, vuol dire che io ho avuto una forza molto stabile quel mese, la più stabile del mese, primo posto. Al secondo posto, il secondo valore più o meno stabile del mese. Terzo posto, il terzo valore più o meno stabile del mese. Io ho trovato sempre i primi 8 valori, più stabili o più instabili. La probabilità che ciò accadesse era molto bassa, però è accaduto, quindi vuol dire che la situazione non è casuale. Vuol dire che c'è qualche legge che governa il sistema. Questo dal punto di vista statistico. Dal punto di vista, siamo a 15 minuti e ne ho ancora 5, finisco. Per quanto riguarda il parametro B, siamo ancora messi meglio, cioè abbiamo per ogni singola derivazione una probabilità del 5,5% che io potessi avere i primi 20 valori sigma su 720. Io ho trovato sempre i primi 20 valori, più alti o più bassi. Quindi vuol dire che mi sto avvicinando piano alla soluzione, sto trovando la strada per dire qual è il valore Newton che innesca il sisma, sono i più valori più stabili o i meno stabili di quel mese, con una probabilità all'ordine del 10 alla meno 251 che ciò potesse accadere su 200 esperimenti. Però è accaduto, quindi vuol dire che la legge esiste ed eccola qua. In pratica, io ho fatto tre esperimenti, uno, due, tre. Il primo riguarda il calcolo su tutti i 9 gli astri, cioè i 7 pianeti più Sole e Luna. Il secondo è la rilevazione statistica, questi sono i risultati finali, soltanto di Sole e Luna, quindi il sistema lunisolare, come diceva Zaccagnino, Vespa e Doglioni, dicevano che la marea lunisolare provoca il sisma. Bene, ti sto analizzando anche quel caso lì, il caso 2. Il caso 3 invece non considero Sole e Luna, ma considero solo i Newton sviluppati nei confronti del terremoto da parte dei 7 pianeti. Allora, il risultato è quello centrale. E fondamentalmente, qui c'è scritto, si legge poco, me ne rendo conto, ve lo dico io, 0,989 è l'R quadro della distribuzione dei dati che io ho messo in ordine crescente. Ho messo gli indici dei risultati in un ordine crescente, quindi quanti avevano valore 1? Questo è per il parametro A, c'è scritto qui in basso nella zona rossa. Li ho messi in ordine crescente e facendo un'interpolazione mi ha dato una legge y uguale e alla x, che è un'esponenziale, con un indice di regressione di 0,98 che è quasi 1, cioè un indice di regressione perfetto. Se faccio l'accumulativa logaritmica, cioè metto i dati ordinata come da 0 a 100%, quindi in cumulativa percentuale, anche qui abbiamo un valore di 0,97. Il valore di 0,98 e di 0,97 di R quadro sono superiori ai valori della seconda e terza esperimento. Cioè, usando tutti i pianeti, in cui includo Sole, Luna e sette astri, i sette pianeti del Sistema Solare, ho un risultato più aderente a una distribuzione esponenziale dal punto di vista proprio della precisione dei dati rispetto all'esperimento 2 e 3. Quindi la cosa migliore è usare tutti i pianeti Sole e Luna. Se uso solo tutti i pianeti o soltanto Sole e Luna, ho risultati meno interessanti, meno regolari. Se faccio un 201esimo esperimento, quindi andassi a esaminare un 201esimo terremoto, cosa succederebbe? Probabilmente quei valori mi si vanno a mettere su questa curva. Ecco perché era importante trovare una distribuzione che fosse regolare e di trovare quale metodo mi permettesse di trovare una distribuzione regolare dei dati, perché so che a questo punto il prossimo dato, il prossimo esperimento ennesimo sarà prevedibile nei risultati. E questo vale anche per il parametro B. Alla fine cosa succede? Andiamo a vedere alcuni terremoti, per esempio il terremoto, questo qua di Amatrice, 24 agosto 2016. Se io usavo un parametro A con indice 2 e un parametro B con indice 1, mi si illuminava una piccolissima porzione pari al 6%, come è scritto qui in questa tabellina, del tempo totale. Però non prendevo il 6 Richter di Amatrice. Per trovarlo dovevo mettere parametro 2, quindi il secondo valore Newton più alto, più basso del mese. Valori molto bassi, precisi, ok? E questa strisciolina che voi vedete appena, questa strisciolina è comparsa e mi ha preso in pieno il 6 Richter. Poi, per esempio, questa qua, questa è la tabella che usiamo tutti i giorni anche sull'app EQForecast di previsione terremoti. C'è questa tabella che vi dà per i prossimi 15 giorni il tempo previsto di sisma. Okay?
Qui abbiamo il Messina, 1908, 7,1 Richter. Se io mettevo un valore di A del parametro A di 2, di B di 1, non lo prendevo. Ho messo un parametro A 2, B di 3 e ho preso il 17% del tempo. E il sisma è stato preso dalla fascia di rischio. L'ultimo, eccolo qua. Questo qui è ancora più particolare, ancora più specifico. Calabria Centrale, 1783, un altro 7 Richter. Per avere questo, per beccare quella strisciolina proprio dei due parametri che si incrociano e prendono esattamente quel momento, ok? Immaginatevi il mio stupore quando mi si è presentato questo grafico, ho messo indice A2 e indice B2 e occupo il 7% del tempo. Chi si metteva lì con l'app di oggi, nel 1783, a dire che succederà nel prossimo mese, gli avrei dato questa previsione qua. Conclusioni, ho quindi potuto stabilire con 600 esperimenti, in tre parametri diversi che avete visto, quindi tutti i pianeti, oppure Sole e Luna, oppure tutti i pianeti senza Sole e Luna, ho analizzato 200 terremoti dal 1600 al 2021, tutti maggiori di 4,3 Richter. La distribuzione dei dati si è ordinata in modo esponenziale, secondo la legge che potrebbe consentire la prevedibilità di parametri del 200° più 1° terremoto. Un modello di calcolo è migliore degli altri due. La misurazione più affidabile risulterebbe la numero 1, dove tutti i 9 astri sono coinvolti. Non sarebbero quindi solo le masse di Sole e Luna a innescare il terremoto, se vogliamo proprio essere precisi, ma è più facile arrivare a una conclusione più precisa utilizzando tutti i pianeti del sistema solare, quindi non solo il sistema lunisolare. La forza Newton verticale agisce sull'innesco sismico in termini non di forza risultante, ma di sigma di forza risultante dei pianeti coinvolti. Finalmente possiamo dire che i terremoti hanno un'origine astronomica. In gioco ci sono forze mareali, costali, orizzontali e verticali. Questo studio ha preso in considerazione le forze mareali e verticali che causerebbero l'innesco sismico. Un'ultima chiosa a voce, ieri il nostro collega Alberto Carpintieri ci ha detto che i terremoti possono aver portato la vita o comunque aver aumentato la quantità d'acqua storicamente sul nostro pianeta. Io posso allora dire che l'origine astronomica della vita è comprovata da questa ulteriore ricerca che ho fatto. Bene, Grazie. bene. Concedo una domanda. C'è qualcuno del pubblico che hai visto? Mica tu devi avere fede. Prego. Emilio? No. Prego, forte, togli la mascherina e parla forte. Sì, Forte, urla sia perché. qualche riferimento geografico, cioè nelle sue proiezioni ha fatto riferimento a A tempi. terremoti in Italia e quindi possiamo dire che le sue proiezioni riguardano il nostro paese o la terra Riguardano un intera? quadrante che va da Nord Italia fino all'Algeria e da poco a ovest della Sardegna fino a tutta la Bosnia, perché è un quadrato, quindi prende la Puglia e poi sale, è un quadrato, quindi quella parte di Però Mediterraneo. specifichiamo che solo nell'orbe, non nell'orbe terracco, ma solo sul Sì, terra. Questo esatto. diciamo. Cioè, io ho riscontrato un risultato positivo in termini sperimentali solo per i terremoti e non per i maremoti, cioè non per i terremoti in acqua, che hanno una dinamica sembrerebbe quasi opposta a quella, cioè dove io ho una striscia arancione per dire sulla timeline che avete visto prima per un terremoto che potrebbe avvenire, ma non è detto che avvenga, deve esserci poi la risposta litostatica, però quella è una finestra, se c'è il terremoto sarà in quella finestra lì. Il terremoto in acqua non capita mai lì, mi capita sempre quando c'è meno probabilità. Quindi probabilmente io questo l'ho associato a un discorso di distensione e compressione delle forze gravitazionali. È probabile, e andrà studiato, che le forze gravitazionali in distensione, quindi quando c'è un grande sparpagliamento dei pianeti nella volta celeste, non ci sono angoli o forze che stanno incidendo, ci sia una distensione proprio della litosfera e questo crei il terremoto in acqua.